mio figlio, il secondo genito, e è nato sano, parto cesareo, un bellissimo bambino, 3,8 kg. Poi dopo ha manifestato problemi alla vista, ci ha avuto i primi mesi. Non è stato collegato immediatamente ai vaccini, però ci hanno detto che era stato un virus non identificato, per cui dei gravissimi danni a livello neurologico, un'atrofia del nervo ottico. E quindi non sapendo dei danni dal vaccino, quindi lui ha continuato a fare le ulteriori vaccinazioni e ogni volta sono subentrate ulteriori danni neurologici gravissimi. A un anno dove c'era concomitanza di più vaccini, cioè nel giro di pochi giorni vengono fatti tutti i vaccini obbligatori, lì c'è stato proprio il crollo, in quanto il bambino ha cominciato a perdere conoscenza, ha avuto convulsioni, febbre altissima, non camminava più, in uno stato semicomatoso, e sono iniziati i ricoveri in ospedale. Tutti gli accertamenti, che però diagnosi sempre virosi, però mai nessun accenno a probabili danni dal vaccino, per cui ha continuato nonostante questi grossi danni neurologici, perché poi ha iniziato anche a dire le prime paroline intorno all'anno, completamente muto, però mi avevano tranquillizzato dicendo che possono iniziare presto i bambini a parlare, soprattutto i maschi, poi si interrompono, ma senz'altro sarebbe ripreso. Poi sono subentrati anche problemi motori, problemi di tutti i tipi, in quanto lui non mangiava più, in appetenza, dolori addominali, insonnia, e comunque ha continuato anche a fare le vaccinazioni successive, e ogni volta ci sono stati dei crolli ancora maggiori, cioè vengono toccate aree che non erano state danneggiate precedentemente, però ad ogni dosaggio vengono danneggiate, per cui non rimane quasi più niente. In effetti sono incominciati il calvario degli ospedali. Non hanno mai avvisato di controindicazioni possibili, mai no. Messa al no. corrente? Io lavoro anche in ospedale, per cui non sapevo nemmeno. Non esiste la parola controindicazione? No, io nemmeno lo sapevo. Fino a quel momento nemmeno sapevo che ci potevano essere danni dal vaccino, in quanto in ospedale anche a noi ce ne fanno a fare. Sono tecnico di laboratorio, per cui faccio parte, ecco, proprio di... Non erano capitate nemmeno riviste, mai nessuno che avesse accennato. Fino a quando poi poiché abbiamo girato tutti i centri, non avevamo diagnosi, non avevamo niente, però la situazione era gravissima, abbiamo incominciato a trovare un ricercatore che si occupava anche di danni dal vaccino, e abbiamo iniziato tutti gli esami, gli accertamenti almeno, fino a che ha avuto la diagnosi, e poi nel 2001 ha avuto il riconoscimento infatti di danni dal vaccino. Con danno, come si chiama? Lui ha avuto un'encefalopatia post-vaccinale, con danni visivi, danni motori e problemi del linguaggio. Beh, chiaramente lui non parla, quindi non può scrivere, ha problemi motori e poi ha gravi problemi visivi, per cui veramente, e poi lui ha anche problemi di allergie, per cui ha molti alimenti che non può mangiare, quindi un'alimentazione senza glutine, senza latticini. E è allergico a determinati tipi di verdure, di frutta, per cui ha grosse limitazioni. Ora ha 16 anni. Lui, l'unica cosa che in questo percorso che abbiamo fatto, che ci siamo impegnati in anima e corpo, e anche lui una volontà ferrea, quantomeno però di essere inserito nel mondo ugualmente, insomma, quindi frequenta la scuola, anche se ci sono grandissimi problemi sempre per avere le persone qualificate e formate che possano accompagnarlo in questo percorso, in quanto lui ha trovato un modo per potersi esprimere tramite il computer. Esistono test preventivi da fare alla nascita, come vengono fatti quelli per la tiroide, quelli che vengono fatti. Si possono fare, bisognerebbe solamente pretendere forse, pretendere proprio la collettività, tutta la nostra società, di pretendere che alla nascita vengano fatti questi esami, che per di più non sono nemmeno costosi, e che comunque, se anche incidono con un costo, di dire ai genitori se vogliono fare questo test, perché uno non è che è contrario ai vaccini o boicotta ai vaccini, però che li facciano soggetti che possono farli, perché purtroppo io lavoro in ospedale e vedo che sono aumentati tantissimo le allergie, sono aumentati tantissimo le celiachie anche negli adulti o meno, quindi c'è un fattore che sta aumentando i problemi allergici, problemi genetici, anche malattie genetiche,
un test alla nascita, come gli altri test che sono stati introdotti, possono veramente salvare parecchi bambini. Perché anche se parlano di un caso che poi non si sa quanto sia, perché le case farmaceutiche hanno tutto interesse a dire che sia un caso su milioni, però se la percentuale è più inferiore, oppure anche se fosse alta, cioè un caso ogni milione di persone, ma quando capita quel caso è disgraziato per tutta la vita, lui e la famiglia. E anche un costo sulla collettività poi. Ma se io con un test posso evitare un danno, è un guadagno per tutti. Perché si eviterebbe il problema. Questo è un problema che si può evitare. Questo è il messaggio che vorrei che passasse. Grazie. Nessun conflitto con le ditte farmaceutiche, anche se ci vogliono più controlli e tutto, perché è stato eliminato il mercurio che prima c'era, la formaldeide, cioè delle sostanze chimiche che possono essere dannose all'interno dei vaccini, quindi un controllo più accurato ci vuole. Figli? Sì, più grande. Quelli nati dopo? No, io ce n'avevo uno nato prima che per esempio lui non ha avuto problemi. Altri dopo per non cui... ne ha avuti? No. Se ne avesse avuti altri, li avrebbe vaccinati? No, io l'avrei fatto fare il test prima, sì. Io non sono contraria, perché la scienza è giusto che vada avanti, ma deve andare avanti nel modo migliore e che sia sempre utile al cittadino, ma non mai dannoso. Anche un solo soggetto va rispettato. La salute è preziosa per tutti.